Ciao ragazzi, qua Max. Oggi, oh my god, oggi sono da solo e ragazzi sono tornato con un nuovo video abbastanza strano. Perché infatti questo qua è uno squad builder che è stato richiestissimo da voi, nella quale appunto io vi mostrerò una squadra costituita da un macello di transfer, ma che anche credo abbastanza bella e abbastanza divertente da utilizzare. Comunque, prima di iniziare volevo dire come sempre un paio di cose. La prima è che, come sempre, vi volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare anche di FIFA. E mi raccomando, utilizzate il codice AXLCON2 come discount code. Prenderli è facilissimo, li avrete tipo dopo un minuto perché il sistema è tutto automatico. Quindi, mi raccomando, andateli a prendere. Come seconda cosa vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi stavate dando in questi ultimi video. Del tipo che è da 4-5 video che superiamo in ogni video i 4700 mi piace o una cosa simile, quindi non dobbiamo fermarci. Quindi se potete, non sapete cosa fare, lasciate già adesso un bel mi piace, che vi anticipo un attimo una cosa: il prossimo video sarà qualcosa di fenomenale, ma proprio tanto. Comunque niente, detto questo ragazzi, direi di iniziare. Questa qua è la squadra, non l'ho ancora provata perché non ho tempo e l'andremo a provare insieme. Devo studiare un macello e infatti questo video tecnicamente non dovrei neanche farlo, però trunk. Comunque, come vedete, sembra brutta, ma secondo me è bella e buggata. Forse l'unica cosa è la difesa, ma dai valori non sembrano male questi due difensori, Burdisso e De Frey. Non mi sembrano affatto male, li andremo a provare. Comunque, ricapitolando, in porta abbiamo Fon. Come tre difensori centrali utilizziamo De Frey, Burdisso, Campagnaro. Costa, che è appunto un nuovo transfer del Genoa come CDC. Poi Nigel De Jong. Poi El Hero Elia, che è arrivato a Southampton, prima volta ha preso già un inforno, quindi infatti l'ho pagato un macello, 90.000 crediti. Poi il grandissimo Xherdan Shaqiri, pagato 16.750, ma l'attacco. L'attacco è qualcosa di fantastico. Utilizziamo infatti come COC Yaya Touré, che non so perché, ma costa veramente un macello, 366.000 crediti. E in attacco abbiamo sta bestia che è arrivato dallo Swansea, Wilfred Bony, che ragazzi secondo me è fortissimo anche su FIFA. Comunque adesso andiamo a provare, affiancato da Lukaku. Se voi volete metterci comunque un altro transfer, vi basterà andare in panchina, mettere il vostro default in attacco e l'intesa sarà sempre 100 con tutti i 9. Beh, voi vedete quelli, alcuni che hanno 8, però è solo perché non hanno il ruolo giusto. Comunque, detto questo ragazzi, direi di andare a cercare subito il primo sfidante. E ci siamo, primo sfidante di oggi. Scusate se non c'è la fesca, ma veramente, veramente, veramente non ho tempo. Cioè, anche quei 5 minuti mi cambierebbe veramente un macello. Comunque, cercheremo come al solito di vincere. 4-2-1-2. Buggata della Premier. Ai, questa è dura. Questa è dura. Tac, 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 tac. No. Vabbè, Yaya e Wilfred sono una sicurezza. 60 cm in due e vabbè. Fuori gioco. Madonna, sto tifo mi piace. Tifo. Ottimo. Mamma mia, che azione. È stupenda. Yayone, che gol. Ci portiamo in vantaggio. 1-0 al 20esimo. Azione di poco fantastica. Bravissimo De Frey, che però perde palla. Non così, non così, non così. No, 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 brutta, brutta. Ma che due palle. Salito una volta, un gol. Che domande. Dai, palla per il Wilfred. Scorsa un gol for Swansea. Mamma mia, D'Angelone. Porca miseria, che parata. Palla per il Nigel, che vede il tifo. La botta. Oh, la palla lì. Ci portiamo in vantaggio 2-1. Ottimo. Xherdanone. Shaqiri. Yaya. Ed è la Hero. E la Hero Valegerone. Scarta 2. Nigel l'ha presa bene. Shaqiri lo scarta. Mamma mia, che dite, stiamo forse dominando. Un tiro, un gol. Lui, noi 11-9. Che infame, non ci credo. Due tiri, due gol. Cribbio. Oh, non far quel che io sto per pensare. Non farlo. Non ci credo. Non ci posso credere. Mamma mia, tifo, si libera da Dio. E prendiamo palo. Te pareva? Bello così. Bravo, Costa. Nigel, signori, e sbaglia. Mamma mia. Mi va? A Lukaku va, mi sa che a Lukaku proprio va. Lukaku parata, strano. E bella, Elia parata. Tutte me le para. Però noi siamo ancora lì.
con Elia. Che perde palla, però c'è lo Iaione. Iaia. Ottimo. Ottimo, finta di corpo. Per il Costa, che era legna. Non ci credo. Un altro palo. E una traversa, aveva pure preso. No, vabbè, scritto già il risultato di questa partita, eh. Aspetta che deve fare gol, che è salito un'altra volta. No, vabbè, ma... Ragazzi, meno male che non mi state vedendo perché gli sto insultando la madre, veramente. Ma non è possibile! Dai, 4-3, dai, dai, dai! Signore, Lukaku! E ovviamente la partita finisce... Abbiamo perso meritatamente, devo dire. Infatti voglio vedere, sono curioso di vedere il risultato. Però c'è Buffon che è scandaloso. Come si fa a aver fatto 17 tiri a 5 e aver perso 4-3? 4 tiri in porta, 4 gol lui. Ma Dio santo, che schifo. Madonna, scandaloso Buffon. Via, subito, cambiamolo. Dai, vediamo di rifarci subito. Granchi amatori. Quattro Urco Giuda. Urco Giuda. Bundesliga, forte bagliata insieme. Speriamo solo che non sia una partita. Piuttosto la perdo, ma meritatamente persa, non come prima. Ma perché non schiaccia X? Dio Santus. Metti in pausa anche. Dai che forse ce la facciamo. Vediamo. Se è pronto, magari ha bisogno di altri 7 minuti per aspettare. Ma ti... Non ci posso credere! Ragazzi, incredibile! 4.000 mi piace solo perché ce l'abbiamo fatta partire. Allora, dai, almeno questa la dobbiamo vincere. Ecco, noi partiamo già da favola e lo dico e perdo palla. Bolivia di Yaya, eh. Yaya avanza! Di violenza! Firmiamo questo 1-0! Però stiamo... Oddio, gli ha tirato un montante. Però stiamo calmi, che anche prima stavamo vincendo. E no, ma Campagnaro si diverte ad andare... Si diverte ad andare addosso ai giocatori. Bravo, dai. Nigel. Come lo vede? Boni! Che gol! Di King Kong De Jong, praticamente. Perché lui ha fatto tutto. Grandissimo Nigel. Mamma mia, eccolo, lo vuole il gol, l'ha cercato e l'ha trovato, 3-1 al 51esimo. Di fa mi piace un macello, ragazzi. Poi piccola tra parentesi, non avevo ancora provato il 3-5-2 quest'anno, ma non mi piace assolutamente. Tanto qualcosa in bocca. Comunque, io direi di fare un altro con stranamente Difo. Dai Difo, fammelo. No, ma è allucinante, è fortissimo. 4-1 intanto. Guardate un po' De Vrij come lo ferma. Guardate, eh. Cosa ha fatto? Però se perdiamo palla subito, invece no. Vogliamo l'ultimo gol. Ma si mola De Vrij. Ma. Dai, voglio fargli fare gol anche all'altro. Però non... Dai, rigore. Bonillo tirerà. Wilfred. Oddio. 5-1, segna anche Boni e partita altro che chiusa. Più che chiusa, comunque ragazzi, anzi no, vabbè, vi faccio un saluto appena finisce proprio la partita. Ed è finita ragazzi, comunque prima di terminare il video vi voglio dare un piccolo consiglio per come migliorare al massimo questa squadra. Quali cambio farei? Allora, innanzitutto toglierei Buffon assolutamente no, metteteci un portiere della Serie A che preferite, quello che volete proprio. Poi toglierei anche, la difesa la lascerei così perché mi è piaciuto un macello. Toglierei De Jong, metterei Strootman, così l'intesa sarà sempre massima poiché entrambi olandesi. Successivamente toglierei assolutamente Boni e ci metterei, se avete i soldi, Agüero. Oppure Jovetic, perché alla fine così avrete sempre il 100 d'intesa. L'importante è che appunto il giocatore che andrete a scegliere giochi nel City. Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, fatemi sentire il vostro sostegno che mi serve assai. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente pace nel prossimo video. Ciao a tutti!